Beh, non è banale, voglio dire, ragazzi, sarebbe la più grande scoperta dell'umanità se trovassimo evidenza di vita in un pianeta. No, però, no, non su Marte, no, su Marte siamo messi un po' male, su Marte forse era qualcosa, ma eravamo un po' sfigati su Marte, purtroppo, perché Marte ha perso l'atmosfera, una storia triste quella di Marte, ma invece lì in giro ci sono dei pianeti che sono molto molto simili a Terra, e anche quella lì è una cosa che fa sognare da Marte, fa sognare da Marte. Imparare a costruire qualche nave che c'è qui. Beh, ragazzi, allora ti ringrazio per averlo detto, perché nel libro che era lì c'è scritto come si fa. No, giuro. Sì, c'è scritto come si fa a fare la nave per andare su Marte, poi su Giove e poi fuori dal sistema solare. Usando, lì ci vuole un po' di fisica, prima la fissione, poi la fusione e poi l'antimateria, cioè facendo ricorso a quelle cose che qui non hai messo perché sono però dai, ci stanno, cioè, comunque per intenderci in quel libro lì io passo attraverso il sistema solare con la mia astronave che si chiama banalmente Per Aspera ad Astra, vabbè, cioè, però all'uscita del sistema solare trovo un tizio che è appoggiato così allo steccato che non c'è, con i trattini in mezzo, steccato che non c'è, no? Il quale è vestito in una tonaca, in una tunica abbastanza elegante, appoggiato allo steccato che non c'è, c'è un'arancia, un pilum, e conta le sillabe dell'esame. Ed è il mio amico Titolo Crezio Caro, che trovo lì, che lo trovo al confine del sistema solare, lo prendo su nella Per Aspera ad Astra, lo prendo a bordo di un sistema vicino al finestrino, con un block notes per mettere giù gli esami, perché lui capisce subito cos'è la Miro, capisce subito cos'è la carta, intelligente, Lucrezia, e dica uno qualsiasi, guarda fuori dal finestrino, vede delle stelle e scrive, perché lui ha fatto questa cosa che tu citi amplissimamente, delle natura, libro totale, no? In cui lui si chiede se l'universo è finito o infinito, la sapete la storia, si chiede se l'universo è finito o infinito e dice, ma insomma, non lo so, secondo me deve essere infinito, perché se fosse finito io parto a piedi, cammino con una lancia in spalla, il pilum del visionare, quando arrivo alla fine dell'universo mi fermo, tiro la lancia e non so dove va, per cui l'universo deve essere infinito. Che secondo me è un'altra bella storia, tutto sommato molto molto coerente con lo spirito del libro. Non voglio farla troppo lunga, sperticarmi nelle tue lodi, perché sono, appunto, sono veramente imbarazzato, anche mi sento letteralmente uno scolaretto, non so come dire, mi sento tutta, e poi ho studiato lo stereo tutta la vita, però devo dire che c'è una cosa che voglio dire, fare un complimento da fare, che qua dentro tu riesci in qualche modo a trattenerti, diciamo. E tu sai cosa voglio dire, poi lasciato a se stesso, io non so cosa avrebbe messo in questo libro, delle cose incredibili di erudizione, e invece non è erudizione, c'è tutto un filo logico che non è facilissimo da capire, devo dire, sono 27 capitoli e ci stanno tutti, come le note di una sinfonia di Mozart, non ce n'è né una a me, non ne ho te adesso. Sì, no, però voglio dire, non è che uno potrebbe saltare, fare, togliere, amputare, e non c'è la polvere dell'erudizione, e questa è una cosa incredibile. C'è la polvere di stelle. C'è la polvere di stelle, ma non c'è la polvere dell'erudizione. C'è una quantità di letteratura infinita, in tutte le lingue possibili, l'inglese è dato per scontato, ce ne sono moltissime altre, con traduzioni che in gran parte sono tue, o riviste comunque, no, non lo so. Per quelle dalle lingue orientali è stato un piccolo problemino non indifferente, perché
io non leggo il cinese, no, il giapponese, meno male, meno male ragazzi, però non mi soddisfacevano quelle traduzioni, allora ne ho confrontate di tante, poi ho interpellato gli esperti, che è stato un peccato gravissimo, certo. Come noto gli esperti di tanto poi spesso si confondono le idee, assolutamente non si rendono conto degli errori che hanno fatto. Solo una studentessa cinese l'anno scorso, cioè no, questa, attenzione, quest'anno viene tutto questo, a pagina 176 c'è un errore nel cinese, grazie, ci voleva leggere, io l'ho mandato a uno dei sinologi più importanti in Italia, ma non se ne era accorto. Sempre subito ho visto il tema. Sì, vabbè, non c'è come essere cinesi per sapere il cinese, però oggettivamente. Sto cercandolo freneticamente, no? C'è però un poeta trecentesco persiano. Quello facile. Facilissimo il persiano, no? La differenza con questi del Medio Oriente è che ci sono tante traduzioni in varie lingue europee, quindi almeno uno lì può paragonare le varie traduzioni e vedere qual è la. In genere quelle per le lingue tra l'arabo e il persiano, quelle francesi sono le migliori. Sì. Anche quelli inglesi hanno fatto molto di più, insomma. Allora uno le paragona in vario modo e riesce poi a capire più o meno dove si va, insomma. Però non è stato facile, no. Non avevo che facevo tra le 9 e il mezzanotte quello paragonare le traduzioni, la mezzanotte alle 2 le immagini invece capisco che sono meno impegnativi. No, vabbè, adesso io concludo un attimo per lasciar parlare un po' anche gli altri con dire che confesso di aver trovato qui l'ispirazione banale, se vuoi, delle sette sfere che tu tiri fuori in molte occasioni, ma per esempio con il libro del Sinà, quello che noi chiamiamo il Zen, e altri che organizzano. Perché Aristotele di sfere, alla fine, ho fatto un po' di conti, mi pare che ne ha fatte 52. Perché si ingarbugliava. Invece gli arabi riuscivano a fare delle sette planetarie, una delle stelle fisse, una ellittica, insomma, più o meno ci siamo. E questo. Confesso, ma mi pare che non ci niente di male a dirlo, mi è molto servito da ispirazione in quel libretto che tu citavi prima. Dai, proviamo a dialogare.